Buonasera, bentrovati a Prima Linea TG. Cominciamo il telegiornale ancora con l'incendio che ha distrutto di fatto i bypass, le condotte idriche che erano state realizzate a Calatabiano lo scorso anno e che hanno fatto ripiombare di nuovo la città di Messina nell'emergenza idrica. Sentiamo il servizio di Francesco Triolo. E di nuovo emergenza acqua a Messina. L'AMAM infatti è stata costretta ad interrompere l'erogazione dopo che intorno alle 5 della mattina i quattro tubi di gomma che sono stati installati a Calatabiano lo scorso novembre per bypassare la condotta danneggiata sono stati distrutti dalle fiamme. Le fiamme che lambiscono da giorni il bypass della condotta per una lunghezza di circa 150 metri e già l'AMAM aveva lanciato l'allarme. È stato immediatamente interrotto il flusso idrico e conseguentemente la distribuzione in città. In queste ore si sta attivando il bypass con la sorgente dell'Alcantara, ma la portata che potrà garantire non raggiunge neanche i 200 litri al secondo. I vertici dell'AMAM sono a Calatabiano e si sta cercando anche di capire se la natura dell'incendio possa essere dolosa. Il presidente dell'AMAM, Leonardo Guardi, in Termini. questo momento il sospetto a me non interessa, a me quello che dicono, ho sentito ciò, i luoghi li vedete anche voi, un incendio alle 5 del mattino chiaramente lascia tutte le perplessità del caso. In questo momento a noi non ci interessa il come e il perché, proprio in questo momento, a noi ci interessa oggi su una sola cosa, ripristinare e portare l'acqua in città, tutto il resto in questo momento è secondario ma non accantonato, perché sarà certamente anche questo attenzionato nel momento in cui arriverà l'acqua a Messina. Il bypass è stato collocato a novembre scorso in attesa che la Protezione Civile completasse i lavori di messa in sicurezza della collina franata. Due le ipotesi allo studio a Calatabiano, la prima è quella di ripristinare la vecchia condotta danneggiata dalla frana, oppure ricollocare nuovi tubi per il bypass. Intanto Messina si prepara a vivere altri giorni di grave crisi, proprio nel periodo più caldo e delicato Noi dell'anno. stiamo studiando nell'immediatezza l'unica soluzione che deve essere messa in cantiere subito per portare l'acqua a Messina. Stiamo ragionando, siamo tutti qui per ragionare su questo, nel momento in cui avremo la soluzione, ripeto, sempre in tempi assolutamente strettissimi, sarei di prima a essere informati.